Sì, quindi anche oggi ciao Montalbano, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua con i nostri ospiti, con la nostra ospite che è tornata a trovarci in qualità di medico. L'abbiamo ospitata anche come personaggio politico, ex assessore del comune di Como, ma adesso come medico. Amelia Locatelli, responsabile del centro infezioni sessualmente trasmissibili dell'ospedale Sant'Anna di Como. Perché? Perché oggi, lo vedete anche dalla locandina che abbiamo qua, giornata importante, giornata mondiale contro il papillomavirus o HPV. Che cos'è il papillomavirus? Ce lo facciamo dire subito da Amelia Locatelli, che è qua con noi e che buongiorno. Saluto grazie. Con grande affetto. Grazie. Amelia, buongiorno a buongiorno. Voi. Grazie dell'ospitalità. Ben ritrovata soprattutto. Grazie. Un piacere averla qui. Grazie piacere. Anche per me. Dunque è una giornata importante perché è una giornata che celebra l'attenzione relativamente a questo virus, il Brava. Papillomavirus. Che cos'è esatto il papillomavirus? Il papillomavirus in realtà parliamo di una famiglia di virus, non è un virus unico, ci sono come in tutte le famiglie elementi buoni e elementi cattivi. Tra gli elementi cattivi ce ne sono alcuni che sono in grado di provocare addirittura formazioni tumorali, tumori che possono colpire analogamente sia gli uomini che le donne. E le sedi più importanti sono il collo dell'utero, sono la regione anale, ma anche il distretto testa-collo, quindi la zona del cavo orale, del faringe, del laringe e poi appunto i genitali esterni. Quindi un'ampia possibilità di essere colpiti da virus con possibili evoluzioni tumorali, che ovviamente non sono rapidissime, quindi l'importanza della prevenzione. Ecco, la prevenzione, e oggi fate proprio questo, giusto Amelia? Ecco, al poliambulatorio, io faccio vedere proprio ecco, dove oggi ci sono le visite, prevenzione, come diceva Amelia, gratuite, potete andare, come vedete, senza l'impegnativa del vostro medico, basta però magari una telefonata, mi dicevi, giusto Amelia? Sì, ecco, c'è un numero. Preannunciarsi al numero che... Eccolo qua, ve lo faccio vedere. Locandina. Il numero di telefono è questo qui, amici, se volete, consigliato ovviamente la prenotazione, dicevo 800 89 69 72, 800 89 69 72, questo è il numero di telefono. Ti saluta e ti apprezza per l'impegno Anna Veronelli, grazie, che è la nostra Anna, affezionata appunto ascoltatrice e telespettatrice, amica ovviamente, certo. E che tu conosci bene ovviamente. Certamente. Perfetto, vai. Spieghiamo un attimo quali sono i contenuti di questa giornata. Allora, noi faremo questo approccio preventivo nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30 più o meno. Sarà presso appunto la sede di Via Napoleona, quindi il poliambulatorio del Sant'Anna Vecchio, al quinto piano dove c'è la dermatologia e il centro IST, cioè il centro per le infezioni a trasmissione sessuale. In questa sede ci ritroveremo con più specialisti, anzi colgo l'occasione per ringraziare l'unità di ginecologia, l'anatomia patologica che ci dà una grossa mano per la lettura dei test che faremo, e la pediatria e anche l'urologia, perché tutti questi specialisti concorreranno insieme appunto al dermatologo venereologo a dare spiegazioni di gruppo, quindi ci sarà la possibilità di partecipare a dei counseling informativi di gruppo, ma anche dei counseling personalizzati di coppia e con la possibilità di sottoporsi a PAP test o HPV test, ovviamente in regime di gratuità. Ecco, questo è molto importante. Beh, aperto al pubblico è gratuito, ricordiamolo, sì, questo sì, è importante, sì. Così le persone sì, possono ecco, venire. Possiamo, ricordiamo anche che ovviamente trattandosi di una fascia oraria definita, chiediamo appunto la possibilità di sapere esatto, il numero giusto. Per organizzarci, sì. Però ovviamente se ci sarà qualche richiesta in più, insomma cercheremo di far fronte a tutto quello che arriva. Ecco, perfetto. Amelia, vogliamo magari dare anche qualche indicazione? Cioè, tu dicevi l'importanza di prevenire, perché poi sono quelle cose magari insidiose che non si pensa a volte e che poi magari quindi c'è la possibilità di capire, di sapere e soprattutto di prevenire anche con il test di oggi, no? Questo è molto importante. Certamente. Quindi rivolto un po' a tutti, come dicevi, la fascia è variegata, la non fascia è che è esatto, fascia. Come...
come appunto si nota dalla locandina, in pratica adesso ci sono delle nuove linee guida che sono proprio date dalla Società Italiana di Ginecologia, che si rifà a quella mondiale, per cui il Pap test viene consigliato soprattutto nella fascia di età più giovane, cioè dai 20-35 anni, mentre dai 35 anni in su si può o ricorrere al Pap test o l'HPV test, e questo HPV test nel tempo probabilmente sostituirà il Pap test per le fasce un pochino più grandi. Viceversa, abbiamo la possibilità dell'HPV test come test, diciamo, diagnostico anche nei maschi, e noi abbiamo indicativamente dato, diciamo, una fascia di età dai 20 ai 45 anni, intendendo con questo dare anche un'informazione recentissima, perché Regione Lombardia ha dato un aggiornamento sulle possibilità di vaccinazione per i maschi, che fino adesso era limitata al 26esimo anno di età, l'hanno estesa fino ai 45 anni di età anche per i maschi. Quindi importante anche questo. Sì, anche questo è stato molto importante, perché appunto la vaccinazione è sicuramente un'importanza preventiva fondamentale sulle infezioni da questo virus. Vorrei ricordare che l'importanza non è solo nella prevenzione primaria, cioè nel prevenire assolutamente l'infezione, ma anche nelle persone che già hanno avuto un'infezione, hanno già avuto delle manifestazioni cliniche anche importanti di precancerosi. L'esecuzione della vaccinazione permette di fare un passo indietro, cioè di ritornare in una situazione di normalità. Questo sono dati scientifici provati, tanto è vero che sempre appunto in questo aggiornamento di Regione Lombardia c'è l'offerta gratuita della vaccinazione alle donne che presentano già dei segni, diciamo, di precancerosi. Quindi è un miglioramento dell'offerta vaccinale anche in termini ovviamente economici. E no, assolutamente, veramente molto molto importante questa giornata, perché effettivamente, quindi grazie, come dicevi tu, anche a tutta l'equipe dell'ospedale Sant'Anna, non solo appunto dermatologia, ma ginecologia, urologia, la pediatria coinvolta, veramente ci siete un po' tutti per cercare di portare appunto questa sensibilizzazione che c'è, secondo te, l'hai colta, Amelia, da medico, da professionista del settore? Allora, secondo me diciamo che... O se no, che cosa dire magari in questo momento? Cioè, ecco. Le tante campagne qualche cosa smuovono. Io credo che i giovani, diciamo in una fascia di età tra i 17 e i 20 anni... Sottovalutano un po'? Però cominciano a capire che devono informarsi. Proprio ho avuto delle richieste anche da parte di scuole, proprio partendo dai ragazzi, di avere delle informazioni maggiori su questo tema, che è un tema molto confuso, perché come sapete ci sono state tante prese di posizione a favore, a sfavore della vaccinazione sul web, e questo ha influenzato l'opinione pubblica moltissimo. Però ecco, la richiesta di avere informazioni precise e corrette mi sembra un atteggiamento assolutamente da condividere, tant'è che appunto cercheremo di lavorare in questo senso. È anche vero che però la conoscenza in generale sulle malattie a trasmissione sessuale presso i giovani è veramente un po' povera, quindi c'è voglia di sapere, ma ci sono anche difficoltà ad avere informazioni corrette, e direi che appunto e questa è l'occasione giusta. Questa è l'occasione giusta, appunto. Esatto, questa è l'occasione giusta. Il poliambulatorio di via Napoleone a Como è l'ex ospedale Sant'Anna, giusto? Per chi non lo sapesse, comunque si trova lì, oggi sarete lì. Okay, nel monoblocco centrale al quinto piano ci sarà una stanza allestita con delle slide che verranno spiegate. Mi piace sottolineare che questo programma è stato effettuato dai ragazzi delle scuole superiori che sono venuti da me a fare l'alternanza scuola-lavoro. Mi hanno messo a punto questa serie di slide per spiegare appunto ai loro coetanei l'HPV. Beh, insomma, ha fatto bella cosa questa media, una ottima, anzi direi, collaborazione anche con i ragazzi, con gli studenti, che quindi vi hanno portato questo contributo decisamente importante. Allora, io direi che le cose fondamentali le abbiamo dette, ovviamente, l'importanza della prevenzione, e quindi a questo punto, Amelia, chiudiamo con l'invito. Voi ci siete, i professionisti dell'ospedale Sant'Anna di Como, dell'azienda appunto dell'ospedale Sant'Anna di Como,
con Amelia e con i colleghi, oggi sono lì. Lei è venuta questa mattina appunto per presentarvi. Io vi ricordo ancora, ecco, cosa importante, il numero da chiamare magari proprio nel corso della mattinata, giusto perché, come diceva Amelia, per far sapere quanti siete, l'800 89 69 72, ripeto 800 89 69 72, e poi pap test, HPV test, lo abbiamo già detto in precedenza, per chi è consigliato, diciamola così. Amelia, chiudi tu allora con l'appello, l'invito, diciamo così, ai comaschi, ai nostri telespettatori e radioascoltatori. Sì, dunque io ribadisco la possibilità di fare questi incontri sia di gruppo sia personalizzati, la possibilità di fare questi test assolutamente in regime di gratuità. Ribadisco l'importanza dell'informazione, quindi se volete saperne di più venite, fate tutte le domande che volete, siamo lì per questo, e ringrazio ancora una volta i colleghi ginecologi, urologi, pediatri e l'anatomia patologica che appunto ci supporta con la lettura gratuita di questi test. Grazie Amelia, grazie a te, brava davvero per questo impegno, come dice appunto la nostra amica Anna, che tu stai portando avanti e lo hai certificato anche questa mattina.